Salve, in questa puntata parleremo di come tarare gli anelli di raccordo. Con l'uso, gli anelli di raccordo tendono ad allentarsi, specie con ottiche di grande dimensione e peso. Generalmente gli anelli di raccordo hanno un basso spessore. Le molle, che regolano il serraggio dell'obiettivo, essendo ricavate principalmente nel raccordo stesso, hanno dei limiti. Questo lo possiamo intuire e capire facilmente se osserviamo attentamente una fotocamera. Contrariamente ad un anello fotografico, le molle delle fotocamere sono in acciaio armonico, hanno una considerevole curvatura, tale da consentire una presa sicura anche con obiettivi usciti male, aventi tolleranze di lavorazione addirittura superiore a un decimo di millimetro. Se adesso osserviamo la molla di un raccordo, vediamo che non ha la stessa capacità di presa di una fotocamera. Il suo spessore è minore. Può capitare raramente che un obiettivo montato sullo stesso anello, uno sia lento, mentre un altro sia serrato. Quindi, in base all'obiettivo che abbiamo, possiamo regolarne il suo serraggio. Questa differenza è dovuta al fatto, come già detto, che le molle del raccordo non hanno una grande tolleranza di serraggio. Se osserviamo un anello di raccordo, questa presenta delle asole. Inserendo in questo punto una lama cuneiforme, apportando una semplice pressione su di essa, l'asola aumenta il suo spessore e di conseguenza il suo attrito nella baionetta dell'ottica, regolando di fatto il serraggio. Noi come utensile utilizzeremo una sottile cacciavite a punta piatta, ma andrebbe bene anche una piccola lama di coltello, tipo questo, purché di dimensioni idonee a entrare nel taglio dell'asola. Ricapitolando, inserendo il girevite a taglio nella fessura, premere leggermente verso l'interno e ripetere l'operazione su tutte le asole. A questo punto possiamo controllare se il serraggio è adeguato o se bisogna ripetere l'operazione. Nel caso si è spinto troppo e l'ottica non riesce a entrare, dobbiamo effettuare un'operazione di correzione. Basta esercitare in questo punto una pressione, naturalmente leggera, senza spingere molto. Mi raccomando, con poca forza.